buongiorno a tutti. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Sono qua con la Canetti, Chiara Canetti. No, parlo un po' più forte che non si sente bene con questa ciofeca di telefono. Salve, sei sordo, purtroppo sei anche sordo. E la ciofeca di telefono. Comunque, metti vicino al microfono. Allora. Hai messo l'apparecchio acustico? Ah, c'è l'apparecchio acustico, brava. Allora, hai fatto bene avere l'apparecchio acustico, bene, bene. Diamo un'impronta di serietà a questa intervista, se no come al solito fai casini, Allora, no, adesso voglio fare un'intervista seria alla Canetti, che come sappiamo sta studiando psicologia, è riabilitatrice psichiatrica, si sta laureando perché in realtà gli esami sono giunti alla fine e quindi voglio farvi in merito anche alla live che ha fatto qualche giorno fa. Alcune domande ieri, vabbè, è sempre qualche giorno fa. Faccio temporale un po'. Fare alcune domande sulla rabbia, sull'invidia e sulla gelosia. Cioè, la domanda è questa: come giudichi o come pensi che vadano trattate queste emozioni e soprattutto le persone portatrici di questi veleni mentali? Sì, allora, quello che io ho tenuto a dire anche un po' ieri, diciamo, no? È che un errore che noi facciamo, un errore grave secondo me che noi facciamo è quello di giudicarci quando proviamo determinate emozioni, perché abbiamo la credenza che solamente alcuni tipi di emozioni vadano bene, possano essere provate, invece altri tipi debbano essere scartate, accantonate. E quindi tendiamo a darci un giudizio, ma è proprio il volerci dare un giudizio, il volerci confezionare, no, in un certo modo, in un certo comportamento, è proprio questo atteggiamento mentale della mente razionale che fa perdurare poi il nucleo dell'emozione in sé, anche dell'emozione come la rabbia, come la gelosia, come la tristezza, che di per sé sono emozioni che durerebbero magari l'arco di pochi minuti, di 20 minuti o non lo so, magari anche di 24 ore, però che se venissero in qualche modo accolte, percepite senza il giudizio della mente razionale, si andrebbero ad esaurire spontaneamente. E invece quello che ho notato, ed è un errore che tutti noi facciamo, è quello appunto di o volerle eliminare, non volerle vedere, oppure di dargli un giudizio, un pensiero, un'opinione. Quindi poi un'opinione su di me, ovviamente, su me stessa, e questi due atteggiamenti tendono a farle perdurare e cronicizzarle le emozioni. Quindi ovviamente la persona portatrice, ma giustamente portatrice anche di queste emozioni, perché nessuno di noi in quanto essere umano può provare sempre solo gioia e felicità e benevolenza, quindi la persona che la porta, anche la rabbia, ad esempio, la tristezza o la gelosia, deve rendersi conto che accogliendola, percependola anche fisicamente, proprio dove si localizza, fa un processo attraverso il quale poi la va piano piano a sciogliere, ad esaurire. Se invece ci pensa, ci rimugina sopra, ci ragiona, allora l'emozione potrà durare veramente anche giorni, settimane ed anni. E poi per questo motivo, infatti, spesso magari sentiamo storie di persone che sono ancora rancorose, arrabbiate, in lotta con altre persone, magari da 10 anni, da 20 anni, da tantissimo tempo. Bene, giusto, sì, condivido, anche perché questo danneggia molto anche le relazioni sentimentali affettive. Non saper gestire queste emozioni impedisce di coinvolgere, di sedurre, di attrarre altre persone. Le persone piene di gelosia in realtà anzi spingono compulsivamente l'altra persona al tradimento, quindi imparare a gestire le proprie emozioni è importante. A questo scopo faccio un piccolo spot pubblicitario: chi volesse partecipare al mio seminario gratuito a Torino venerdì 11 ottobre, parlerò proprio di seduzione e di gestione delle emozioni. Dovete prenotare però al numero 333 15 11 703. Brava, vedo che sai, hai studiato. E quindi, diciamo, la tua esperienza anche col tuo lavoro, le cose che fai, che cosa suggerisci alle persone per, diciamo, arginare queste emozioni o non viverle? Allora, io suggerisco innanzitutto di non arginarle, nel senso di accoglierle
e percepirle così come nascono, così come arrivano, perché le emozioni sono qualcosa di fluido. E non c'è niente di permanente, le emozioni non sono permanenti, sono veramente fluide, dobbiamo immaginarle come un'onda del mare che arriva e poi torna indietro. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare, allenarci a fare, è quello di percepirle anche fisicamente, come ho detto prima, dove si localizzano, e nel momento in cui le percepiamo, senza andare a ragionarci sopra, senza darmi dei giudizi, senza rimuginarci, allora possiamo notare che l'emozione si scioglie, si sgretola da sola. Sì, e volevo precisare che spesso arginarla attraverso dei meccanismi di difesa le amplifica ancora di più, no? Esatto. L'emozione possiamo vederla come un cavallo selvaggio che non puoi legarlo al palo perché sennò entra in sofferenza, però non devi lasciarlo o non devi lasciare che guidi la tua vita, perché se l'emozione guida la tua vita, sei guidato dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia. Ma si possono utilizzare queste emozioni come carburante per raggiungere un proprio obiettivo, quindi trasformare, cambiare le emozioni, trasformarle in qualcosa di positivo, come la notte diventa giorno, così la rabbia può diventare gioia e felicità se utilizzata nel modo giusto. E che dire ancora? Va a guidare la vita, come dicevi tu, quando noi andiamo a cristallizzarla attraverso la mente razionale. Sì, se invece la cavalcassimo istintivamente, il nucleo dell'emozione non dura mesi e mesi, giorni e giorni, e anzi direi che non bisogna fare l'errore anche di dire a se stessi: non vado bene, devo cambiarmi, non devo provare queste cose. Questo è un meccanismo che molto spesso io vedo e che non fa, invece ci fa del male. Perché, appunto, come hai detto tu prima, ci fa provare ancora di più quello che noi non vogliamo provare. Quindi facciamo anche un atto di benevolenza verso noi stessi e accettiamo quello che proviamo. Sì, quello che ci frega, secondo me, è la domanda perché è capitata a me, no? Magari ti lascia il fidanzato o la fidanzata, e tu ti metti lì a scervellarti perché mi è capitato. E allora ti senti incapace, oppure ti senti impedito di affrontare e di superare i problemi, oppure pensi che Giove e Saturno, in congiunzione astrale negativa, ti stanno, diciamo, stanno lavorando contro di te, no? Quindi senti in conflitto col tuo Abbiamo destino. sempre l'occhio sull'esterno, mai sull'interno. Esatto. In un'epoca di astronauti dovremmo imparare a diventare intronauti, perché nessun vento è favorevole. Un marinaio che giustamente non sa dove andare, quindi lasciamolo sbagliare questo marinaio anche, no? Invece tutti i venti possono essere favorevoli per il marinaio. Dobbiamo cambiare un po' di frasi fatte, eh? Sono troppo vecchie queste. I venti possono essere favorevoli per il marinaio che sa dove andare, perché noi possiamo utilizzare, no? No, ma veramente le emozioni sono come la Big Kahuna, no? Sai cos'è la Big Kahuna? No. È la grande onda, no? Nelle Hawaii, i surfisti, no? Vanno alla ricerca di Big Kahuna, la grande onda, perché quest'onda, che è un po' come rappresenta un'emozione, no? Un cambiamento, un turbamento, ti può distruggere. Se tu la prendi male, ti schiaccia una massa immensa d'acqua, ma se tu la utilizzi nel modo giusto, col surf, ti dà una spinta enorme. Quindi anche emozioni che potrebbero essere negative, se trasformate in positivo, ci danno un'energia molto forte. Ad esempio, l'invidia potrebbe trasformarsi in volontà di migliorarsi, ad esempio. Quindi utilizzata in questo modo dà sicuramente dei Ah, vantaggi. sì, sicuramente sono delle nostre amiche le emozioni. Hai aperto da poco il canale YouTube e questo video verrà caricato sul mio canale. Raccontaci qualcosa del tuo canale YouTube, che si chiama Chiara. Ormai lo conosci bene, lo conoscono, Io sì, credo, direi quelli che abbastanza bene. No, è un canale che è nato in maniera un po' ironica, satirica, prendendo in giro con dei piccoli video, alcune tecniche di seduzione, no, da te raccontate, è nato effettivamente così, e poi successivamente in maniera molto spontanea ha preso una piega più seria, anche se qualche volta metto anche ancora qualche video un po' così ironico, e tratto argomenti che mi piacciono, rispondendo alle domande che mi fanno, che mi arrivano. Appunto, diciamo che quello che mi guida è fare qualcosa che mi piace.
Spero che questo possa arrivare, insomma. Sì, e quindi invito tutti quelli che vedranno questo video ad andare a cercare comunque... Se vuoi usare sul mio canale, Chiara Caneschi, sono contenta, mi fa piacere. Poi metterò un link sotto in modo tale che andate nel box delle informazioni, potete cliccare lì sopra e troverete il canale di Chiara Caneschi, vi iscrivete perché ci sono molti video interessanti. Va bene, un saluto a tutti, per questo video è tutto. Un saluto a tutti, grazie Massimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.